Allora, di nuovo buongiorno, siamo qui per un nuovo appuntamento del ciclo, quest'anno particolarmente ricco dei racconti dell'arte. È un grande piacere, un grande onore avere ospite oggi qui a Carrara, nell'Accademia di Belle Arti, Angelo Tartufari, uno dei massimi specialisti al mondo della pittura romanica, gotica e tardogotica e di primo rinascimento, quindi la cui competenza abbraccia secoli di storia dell'arte, tra i più gloriosi della tradizione italiana. E vi introduco il nostro ospite con alcune notizie sulla sua formazione. È stato allievo di Mina Gregori, uno dei nomi più noti a livello internazionale della storia dell'arte, soprattutto della poi scuola fiorentina, Longhiana. Si è laureato infatti a Firenze nel 1982 con una tesi di cui poi gli chiederò informazioni perché mi ha molto interessato e incuriosito sul commento, una tesi di commento critico ad alcuni capitoli della storia della pittura italiana di Giovanni Battista Cavalcaselle, che tra l'altro, siccome all'epoca non c'era ancora la storia dell'arte come disciplina universitaria, Cavalcaselle si formò in Accademia di Belle Arti, viva Dio, a Venezia. Nel 1987 Angelo Tartufari ha conseguito il perfezionamento con una tesi sulla miniatura fiorentina dell'inizio del Trecento e 2 anni più tardi ha conseguito il dottorato di ricerca con una tesi sulla pittura del 200 a Firenze, poi pubblicata nel 1990 e a breve distanza è uscita un'altra notissima monografia dedicata al gigante della pittura del 200, prima di Cimabue, e cioè Giunta Pisano. Una tappa poi lunga e fondamentale e diciamo pure invidiabile per chiunque faccia lo storico dell'arte è stata la lunga collaborazione a quella che è una delle imprese mitiche per chi si occupa soprattutto di pittura, diciamo dei cosiddetti primitivi italiani, vale a dire il corpus della Florentine Painting, della pittura fiorentina, iniziato e ancora intitolato da Richard Hofner e poi proseguito da un conoscitore non meno illustre di Hofner, vale a dire Miklós Boskovics, che è stato un'altra figura di riferimento del dottor Tartufari e che ricordo ancora alla sua scrivania all'Istituto Germanico di Firenze, che mostrava con grande orgoglio la lente di ingrandimento che usava Hofner per i suoi raffronti delle fotografie. E questo lavoro per il corpus della Florentine Painting, appunto, aveva come base il mitico Istituto Tedesco di Storia dell'Arte di Firenze. E Tartufari ha tenuto dei corsi presso le università di Firenze e di Perugia ed è universalmente considerato uno dei maggiori esperti al mondo, appunto, di pittura italiana e soprattutto toscana, dal 200 fino al 400. E ha scritto tantissimi contributi, monografie, saggi, articoli su riviste, su Paragone, Arte Cristiana, Antichità Viva, commentari, la Revue dell'Art, eccetera, eccetera. Ha collaborato a illustrissimi dizionari come The Dictionary of Art, l'Allgemeines Künstler Lexikon, l'Enciclopedia dell'arte medievale e il dizionario biografico degli italiani, con numerose voci, per fortuna oggi accessibili online, quelle delle enciclopedie e del dizionario. Nel 1990 è entrato come storico dell'arte presso il Ministero per i beni e le attività culturali, quello che oggi si chiama Ministero della Cultura, è stato vice direttore e poi direttore della Galleria dell'Accademia, è stato vice direttore della Galleria degli Uffizi, dirigendo in particolare il Dipartimento di Pittura dal 200 al 400 e ha curato tantissime mostre, una più bella e importante dell'altra, tra cui quella a cui è legato il tema della conferenza di oggi,
vale a dire Medioevo a Pistoia, una mostra capitale perché ha finalmente, diciamo, focalizzato l'attenzione su quella che è una città gloriosa del Medioevo toscano, ma che stretta com'è tra tante illustri vicine, Firenze, Pisa, Siena, Lucca, insomma, fino ad ora non era mai stata onorata di un iniziativa che invece celebrasse in tutta la sua grandezza e importanza questa vicenda plurisecolare. E però non è l'ultima, perché inaugurata da poco, in corso fino a ottobre, giusto, una mostra a Reggello non meno pregevole su Masaccio e i maestri del Rinascimento a confronto. Ma ho piacere di ricordare, tra le tante altre mostre, tutte accompagnate da cataloghi monumentali ed esemplari, indimenticabili, quella su Lorenzo Monaco nel 2006, sull'eredità di Giotto, la pittura a Firenze nei decenni centrali del 300, Bagliori Dorati, dedicata alla stagione del tardo gotico, quindi tra fine 3 e primi decenni del 400, una mostra interessantissima che nasce come omaggio a quello che è uno dei grandi classici della storiografia artistica, e cioè il mitico La fortuna dei primitivi di Giovanni Previtali, e così si intitola la mostra, anche quella con un catalogo memorabile. E poi uno degli interessi di punta, questo diciamo sull'onda, volendo riallacciandosi al grande classico del Tode, dedicato a Francesco, a quello che San Francesco e il movimento francescano ha rappresentato nel dare impulso anche al rinnovamento artistico, l'arte di Francesco, in cui tra l'altro c'erano esposte non solo opere diciamo occidentali, ma anche delle interessantissime opere asiatiche relative appunto all'evangelizzazione di queste terre lontane nei secoli del Medioevo. E l'intervento di oggi è intitolato Medioevo a Pistoia, crocevia di artisti tra romanico e gotico. E la mostra, per chi non l'avesse ancora vista, ha avuto grande successo, quindi è stata prorogata e siamo ancora tutti a tempo a vederla o a rivederla. Io lo farò, la rivedrò senz'altro, fino al 29 maggio al Palazzo dei Vescovi e al Museo Civico di Pistoia. È una relazione, quella di oggi, consacrata al metodo filologico, quello che viene chiamato la connoisseurship, quindi la capacità, attraverso l'analisi dello stile, delle forme, quindi delle opere proprio nella loro concretezza visuale, e a come attraverso questa analisi si possono individuare le epoche, le individualità e quindi le attribuzioni, attraverso in particolare due filoni privilegiati, due case studies che oggi ci verranno illustrati, vale a dire il misterioso autore delle storie della passione affrescate in San Giovanni Fuor Civitas a Pistoia, e un altro maestro anonimo, detto maestro del 1310, che ha realizzato tra l'altro degli affreschi nella chiesa di San Francesco a Pistoia. Buongiorno a tutti, ringrazio il professor De Simone, l'amico Gerardo, per la presentazione tagliatissima. E possiamo quindi cominciare a vedere anche poi il materiale, naturalmente, che mostrerò. Questo intervento si fonda sul lungo lavoro preparatorio e sui risultati, vale a dire sulle proposte critiche affidate al catalogo della mostra Medioevo a Pistoia, crocevia di artisti fra romanico e gotico, che, come è stato ricordato da Gerardo De Simone, è ancora aperta fino alla fine del mese nella sede principale dell'antico Palazzo dei Vescovi di Pistoia e nell'altra sede del Museo Civico
dall'altra parte della piazza del Duomo di Pistoia. Chi vi parla ha curato la sezione della pittura, mentre le colleghe Enrica Neri Lusanna e Ada Labriola si sono occupate rispettivamente della scultura e della miniatura. Ma nella mostra, che ha coperto uno spazio cronologico assai ampio, dal XII al XV secolo, hanno trovato spazio anche le splendide oreficerie liturgiche che non potevano certo mancare, nell'ambito di un evento dedicato alla produzione artistica di Pistoia, dove è conservato nella cappella del Crocifisso della Cattedrale di San Zeno l'altare argenteo di San Jacopo. Un monumentale arredo di oreficeria scultorea cui si lavorò dal 1287 al 1456, un lasso di tempo analogo a quello necessario di solito per edificare una cattedrale. Questo variegato concerto di tecniche artistiche diverse è stato affrontato soprattutto mediante due indirizzi metodologici: quello storico, fondato sulla raccolta e lo scrutinio dei dati fattuali, storici, di committenza, di patronato, documentari o epigrafici, e quello filologico, per la puntualizzazione attributiva, fondato sui dati dello stile, che per l'epoca medievale sovente non consiste soltanto nel conseguimento di un'identità anagrafica o convenzionale. Pensiamo all'universo degli artisti anonimi, dall'epoca antica fino alle soglie del nostro tempo. La parola stile esprime, come è noto, un concetto che tra le varie discipline storiche appartiene soltanto alla storia dell'arte. Un concetto quanto mai difficile da circoscrivere, eterogeneo e ambiguo, che tuttavia resta irrinunciabile per l'ambito storico-artistico. Mi è già capitato in passato di rimarcare come Giovanni Previtali, nel suo saggio di apertura della storia dell'arte italiana Einaudi del 1979, avesse ben affermato l'assoluta irrinunciabilità dei concetti stilistici, definiti da Previtali per l'appunto, cito, strumenti ermeneutici dei fenomeni artistici, quali tramite indispensabile alla identificazione a livello specifico delle connessioni effettivamente esistenti tra i vari prodotti, sia in senso topografico, gli scambi, che cronologico, le riprese e le derivazioni. E ciò può essere detto non soltanto sul piano generale, ma riferito anche all'interno della produzione di una singola personalità artistica, quando si cerca di ricostruirne il percorso stilistico e cronologico. Conoscendo l'evoluzione dello stile di un dato artista, possiamo arrivare a discernere le sue opere giovanili e quelle appartenenti invece alla sua fase, alla sua attività matura. Affermatosi alla metà dell'Ottocento, è sufficiente citare il nome di Giovan Battista Cavalcaselle, il metodo del conoscitore si è imposto nel secolo scorso attraverso alcune delle figure più eminenti della storia dell'arte: Bernard Berenson, Pietro Toesca, Richard Hofner, Roberto Longhi, Everett Fay, Miklos Boskovic, Luciano Bellosi e forse su tutte, per più di un aspetto, quella di Federico Zeri. Tuttavia, proprio il grande studioso romano sottolinea il fatto che la filologia non deve essere considerata soltanto fine a se stessa, ma svolgere invece un ruolo fondamentale, propedeutico alla successiva definizione storica,
ottemperando quindi in maniera rigorosa l'assunto del celeberrimo motto di Pietro Toesca, prima conoscitori, poi storici. Non si può negare che la connoisseurship abbia perso terreno negli ultimi decenni, anche nel campo dell'insegnamento accademico. Ma non dubito che in questa sede l'amico Gerardo De Simone le riservi la debita attenzione, soprattutto a favore delle indagini volte a restituire il contesto e la collocazione originale di singole opere o di complessi d'altare, oppure all'altro approccio mirante alla ricomposizione virtuale dei cicli decorativi, oggi frammentari, tutti approcci nuovi che oltre ad essere affascinanti, multidisciplinari, visivamente coinvolgenti grazie al medium delle tecnologie attuali, virtual reality, anastilosi digitale, digital imaging, si stanno affermando sempre più nell'ambito della ricerca storico-artistica. Questi nuovi approcci, è bene ricordarlo, entrano ed operano all'interno del sistema costituito della storia dell'arte. Mi riferisco in particolare all'arte antica, diciamo fino al Settecento, poiché il discorso per il periodo contemporaneo appare oggettivamente da tenere distinto. Utilizzando comunque denominazioni, nomenclature, periodizzazioni che in realtà sono state costruite però sulle solide basi del metodo filologico. D'altra parte, la connoisseurship regna ancora sovrana invece in un campo ben specifico, vale a dire quello del mercato artistico internazionale nel settore degli old master, dove invece l'attribuzione è di fatto il fine ultimo della ricerca storico-artistica. Il metodo filologico si presenta, per così dire, ridotto all'osso. Di fronte a un dipinto occorre sapere da chi è stato eseguito o quantomeno in quale ambito e quando. Gli altri aspetti iconografici, iconologici, di committenza, di conservazione sono sì considerati, ma tutto sommato rimangono in secondo piano. Concludo questa premessa fin troppo lunga con l'ovvia constatazione, valida per qualsiasi metodologia di indagine si voglia adottare, dell'opportunità di non ritrovarsi ad accarezzare l'illusione di poter collocare ad ogni costo gli elementi della ricerca al loro posto. E ciò è certamente valido anche per l'indagine filologica attributiva, che certamente è insostituibile, ma che non può coltivare l'illusione di dare un nome a ogni documento figurativo. Il metodo filologico va adottato avendo auspicabilmente alle spalle un lungo esercizio sul campo, sugli originali e sulle fotografie, magari senza usare il microscopio, come veniva imputato a Richard Hofner, l'iniziatore del Corpus of Florentine Painting. Tuttavia, attenzione nel vagliare i caratteri di ogni opera, come Cavalcaselle definiva i tratti stilistici dei dipinti. Da qui in avanti cerco di far parlare soprattutto le opere. Gli esempi più antichi degli orientamenti pittorici a Pistoia nel corso del terzo, quarto e dodicesimo secolo sono riscontrabili nei lacerti a fresco che restituiscono l'immagine assai parziale di due momenti con la fuga in Egitto, recuperati a metà del secolo sulla parete destra della cripta di Pistoia. Sono ciò che presi dal vescovo Atto dopo l'arrivo in città della reliquia di un frammento del cranio dell'Apostolo Giacomo, giunta da Compostela intorno al 1140. Evento decisivo quest'ultimo nel proiettare la piccola città di Pistoia nella rete di uno dei pellegrinaggi più famosi di quel tempo e anche di oggi, assicurandole un indubbio prestigio spirituale ed economico, senza arrivare tuttavia a un ruolo significativo sul piano politico-militare. Nonostante l'estrema lacunosità, emerge dal frammento un disegno fine e sicuro, unito a una gamma cromatica fatta di colori chiari e luminosi, mentre il linguaggio di timbro classicizzante dell'artista appare decisamente orientato
in direzione della cultura pittorica romana della prima metà del XII secolo, con particolare riferimento, tra l'altro, alla celebre tavola circolare della Pinacoteca Vaticana, raffigurante il giudizio finale, firmata da Nicolaus e Ioannes. Ma il collegamento più importante risulta quello con il maggior miniatore pistoiese del XII secolo, vale a dire il cosiddetto maestro della prima Bibbia casanatense, già indicato da Ada Labriola e rimarcato anche in occasione, della mostra. Si vede qui, no, anche questa, vicinanza proprio da un punto di vista grafico, nella sottigliezza nel disegno e perfino anche, nei tratti fisionomici, se vogliamo. Il miniatore svolse la sua attività in prevalenza per i canonici della cattedrale di Pistoia e nella Bibbia presente in mostra si può cogliere un gusto descrittivo e naturalistico assai coincidente con quello del nostro frammento. Nei medesimi tempi, poco dopo la metà del secolo, è importante segnalare la profonda diversità culturale e stilistica che si riscontra rispetto al frammento del Museo di Palazzo dei Vescovi nell'arcana, severa Madonna col bambino conservata nei depositi del Museo Civico, che appare un autentico idolo cristiano di epoca romanica, staccata da una lunetta di una delle porte dell'antica chiesa di San Matteo a Pistoia, demolita alla fine dell'Ottocento. Anziché il disegno sottile e raffinato dell'affresco del Duomo, qui si riscontra un segno di incidenza quasi brutale, che evoca le vetrate dipinte e sembra voler annullare lo scarto espressivo patito nei riguardi della scultura di quel momento a Pistoia. Si veda la familiarità che si può riscontrare, a mio modo di vedere, con il piccolo altorilievo del Museo Civico di Pistoia con Cristo e San Giacomo, attribuito alla taglia di Gruamonte e proveniente dalla ex chiesa, di San Jacopo in Castellare. C'è in entrambe le opere, naturalmente, al di là della diversità tecnica, questo segno appunto ancora molto arcaizzante, diciamo, di gusto prettamente romanico. Saltando alle soglie del... No, scusate, tuttavia è soprattutto dopo la metà del 200 che l'ambiente pittorico pistoiese registra un'autentica impennata, per quantità e qualità di presenze, esprimendo in pieno quella propensione verso il rinnovamento continuo che ne faranno una piazza artistica fra le più ricettive e sperimentali della regione. E anche in quest'epoca la lettura stilistica delle testimonianze superstiti è risolutiva per definire le diverse istanze formali. La spiccata propensione dell'ambiente pittorico pistoiese nell'adeguarsi prontamente al mutare del gusto è ben esemplificata dalla lunetta esterna della chiesa di Santa Maria, a Ripalta, nella quale il Cristo in maestà, è quella, che si vede qui a sinistra, avvolto entro rigogliosi panneggi di pura matrice bizantina, dipinto intorno alla metà del 200, fu sostituito dopo un quarto di secolo, quindi un lasso di tempo piuttosto breve, da una Madonna col bambino, quella sopra, avvicinata a Salerno di Coppo, della quale ci resta appunto la sinopia, come vedete, che invece secondo noi rinvia soprattutto ad un'altra sinopia della lunetta meridionale del Duomo pistoiese, raffigurante la Madonna col bambino tra i Santi Jacopo e Zeno, dove si vede un punto di stile che per certi versi preannuncia il linguaggio cimabuesco, tutto sommato, c'è un'anticipazione appunto degli stilemi cimabueschi.
Saltando alle soglie del 300, la trattazione non può che procedere affrontando, da un punto di vista appunto filologico, soltanto alcune delle questioni più complesse in relazione a cicli decorativi o alla definizione del catalogo di alcune personalità già note, oppure proponendone eventualmente l'enucleazione di altre sin qui incognite. Nella Pistoia del primo 300, il ciclo ad affresco con le storie della Passione nella parete di fondo del presbiterio della chiesa di San Giovanni Forcivitas costituisce ancora uno dei problemi più avvincenti e sostanzialmente irrisolti, non soltanto della pittura locale, ma più in generale dell'area centro-settentrionale. Le scene affrescate sono, da sinistra a destra, il risveglio di Pietro nell'orto del Getsemani, la cattura di Cristo, Cristo davanti a Erode e un'ulteriore scena ormai di difficile interpretazione, della quale ci resta solo un frammento appena, forse il Cristo deriso. Non abbiamo la raffigurazione principale, vale a dire la crocifissione, ma il ruolo fondamentale di questa immagine era probabilmente assolto dal crocifisso dipinto che certamente si trovava sopra il tramezzo della chiesa. I due contributi recenti dedicati a queste pitture da due giovani studiosi, Valentina Balzarotti, nel 2019, in un volume miscellaneo dedicato ad argomenti pistoiesi, e Raffaele Marrone nel 2021 nella rivista La Diana, piuttosto divergenti nell'impostazione di fondo, hanno offerto un'utile messa a punto dei numerosi aspetti ad esse sottesi. La Balzarotti si concentra in particolare sull'iscrizione nello sguancio di una monofora, ridipinta ma ritenuta comunque attendibile, con il nome di Lazzerino Castelli e la data del 1307. Un'iscrizione che sin qui era riferita di solito alla decorazione pittorica degli sguanci delle finestre, perché a un certo punto, in questa iscrizione che si vede bene qui sopra, alla sinistra, viene fatto esplicito riferimento a Hoc opus fenestarum, quindi riferita. Tuttavia la studiosa estende questa iscrizione, il significato di questa iscrizione, a tutto il ciclo narrativo. Tuttavia la finissima decorazione degli sguanci delle due monofore e della grande bifora centrale, si vede qui sulla destra, appare ispirata a un gusto maggiormente radicato nel XIII secolo, che semplificando si potrebbe dire più arcaico rispetto a quello che traspare dalle storie della Passione. La studiosa riferisce inoltre di un'ulteriore iscrizione frammentaria in calce alla scena della cattura di Cristo, comincia con Hoc opus e poi purtroppo è molto frammentaria, inizia con una A, poi c'è un'interruzione e una LMI. Se è pur vero che anche per questa scritta non è chiaro il collegamento con i diritti, è innegabile che la probabile integrazione del nome in Anselmo o Adelmo, no? Finiva in Adelmi, poteva essere la firma del vero autore degli affreschi, quindi diverso rispetto a quello citato nell'iscrizione sulle finestre. Balzarotti sostiene poi che il frammento con un San Michele Arcangelo a sinistra della porta d'ingresso principale della chiesa appartiene al medesimo ciclo delle storie del presbiterio, indicando una serie di analogie che francamente a un esame diretto non sembrano essere probanti. Anzi, l'affresco frammentario e danneggiato della controfacciata risulta sensibilmente più antico e soprattutto del tutto estraneo alle forti caratterizzazioni espressive dell'anonimo romanzo, cioè l'autore delle storie della Passione,
come lo aveva battezzato Roberto Longhi quando si occupò di questo artista inafferrabile e affascinante. I documenti d'archivio riferiti dalla studiosa ai lavori eseguiti da Lazzarino Castelli in San Giovanni for Civitas negli anni 30 e 40 avallano piuttosto l'ipotesi che egli fosse in realtà un decoratore piuttosto che un pittore. È vero che le due mansioni naturalmente si confondevano e si intrecciavano. Ma visto che qui appunto c'erano probabilmente due iscrizioni che distinguevano la decorazione delle finestre dalla decorazione narrativa, appunto è probabile che Lazzarino fosse piuttosto l'autore della parte decorativa. L'altro saggio, del suo studio monografico di Raffaele Marrone, costituisce invece una disamina a 360 gradi degli affreschi, con precisazioni iconografiche, un'analisi approfondita delle fasce decorative e del complesso fregio architettonico illusionistico, con i notevoli beccatelli lignei. Una raffigurazione molto bella che trova l'esempio forse più vicino, che si vede sulla destra, che ho messo sulla destra, da una delle storie di Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova, quindi 1303-1305, di queste singolari appunto decorazioni, lignee, no, in prospettiva, che appunto si ritrova anche a Pistoia, in San Giovanni for Civitas, con risultati illusionistici davvero molto molto interessanti e anche questi proto o paragiotteschi, ecco, a seconda diciamo di come poi si interpretano. Dopo l'importante precisazione iconografica da parte di Marrone relativa alla scena con il risveglio di Pietro nell'orto del Getsemani, che solitamente era indicata sbrigativamente come l'orazione nell'orto, lo studioso apre le interpretazioni delle fonti culturali dell'ignoto artista ai riflessi di cultura oltremontana da un lato e dall'altro ne sottolinea, precisandola, la formazione di marca duecentesca, particolarmente rivolta alla cultura cimabuesca. In proposito, suggerisce molto bene le analogie stilistiche con gli affreschi di Corso di Buono a Montelupo Fiorentino, recanti la data del 1284. Si tratta di un confronto che riguarda soprattutto le modalità della stesura pittorica, ben documentata dall'unico raffronto fotografico significativo e probante che io ricordi fra quelli proposti per questi affreschi. Al centro è un brano appunto degli affreschi di Montelupo Fiorentino, firmati e datati da Corso di Buono, e ai due lati vedete due particolari degli affreschi di San Giovanni for Civitas, proprio certi modi, no? Veramente di restituire le capigliature, il disegno, mi sembrano significativamente così molto affini, ecco, e ripeto, per i misteriosissimi affreschi di Pistoia non mi risultano accostamenti più convincenti rispetto a questo. Anche l'ombra del volto subito sopra, no? Le barbe, no? Ci sono proprio sigle morelliane, se così vogliamo dire, che sono molto simili. La ricezione delle novità introdotte dalla visione giottesca, sulla quale lo studioso insiste troppo, a mio parere, è anch'essa simile a quella riscontrabile in Corso di Buono, in particolare nella Madonna della Misericordia, della chiesa di San Lorenzo a Signa, vicino Firenze, da me pubblicata molti anni or sono. Cioè, questo vuol dire che probabilmente si tratta di due artisti che hanno fatto un percorso analogo anche dal punto di vista cronologico. Hanno lavorato prevalentemente nell'ultimo quarto del 200 e poi sono stati investiti, si sono dovuti confrontare, diciamo, con l'impatto decisivo con la cultura giottesca, e ognuno di loro appunto ne ha dato
un'interpretazione. Del tutto condivisibile risulta anche il diniego dell'identificazione del pittore con Lazzarino Castelli, contraria a ogni principio di plausibilità storica, dal momento che egli risulta ancora attivo quasi certamente alla metà degli anni 40 e oltre, quindi è difficile immaginare che un artista che intorno al 1307 quindi arriva a dipingere indubbiamente un ciclo di grande importanza e quindi difficilmente era agli inizi, si era formato quindi ben entro la parte terminale del 200, sia poi lo stesso che a metà 300 lavora ancora nella stessa chiesa. Sembra più verosimile quindi ipotizzare che Lazzarino si sia appunto occupato dei decori degli sguanci delle finestre e magari anche del disegno dei cartoni per le vetrate, accanto a un maestro più anziano, più conosciuto, cui toccò l'incarico di dipingere le storie della Passione, per il quale è riproposta ancora la suggestiva denominazione di anonimo romanzo introdotta da Longhi. Devo dire però che non convince neanche la congettura prospettata in conclusione dal medesimo studioso, secondo la quale Lazzarino potrebbe identificarsi forse con il maestro del 1310. Le ragioni ostative sono in pratica le stesse riguardanti la presunta equazione Lazzarino Castelli anonimo romanzo e pertanto stupisce un po' che tale ipotesi sia avanzata dal medesimo studioso. A questo punto occorre affrontare la controversa ricostruzione dell'attività del maestro del 1310, artista affascinante, che deriva la sua denominazione critica dalla nota pala del Musée du Petit Palais di Avignone, dipinta nel 1310 per Filippo di Pace e sua moglie Jacopa, che sono raffigurati ai piedi della Vergine. Inutile dire che da tempo ormai i cercatori di archivio hanno cercato di scovare notizie nei confronti di questi due personaggi che certamente dovettero essere molto in vista della Pistoia di primo 300, ma per ora purtroppo non sono emersi tratti storici che consentano di fare luce, ecco, sull'aspetto di questa committenza. Al pittore spetta il ruolo di capostipite della pittura trecentesca a Pistoia ed egli è concordemente ritenuto appunto la personalità di maggior spicco. Ma non è stato sempre così, soprattutto in passato. Studiosi del calibro di Ridoberto Longhi lo ritenevano di origine umbra, soprattutto a motivo delle analogie sul piano espressivo che si possono cogliere in effetti con alcuni pittori umbri. E quindi intorno al dettaglio della pala di Avignone io ho messo alcune immagini soprattutto del cosiddetto maestro espressionista di Santa Chiara, che oggi è identificato con Palmerino di Guido, un pittore di Assisi che dai documenti risulta collaboratore di Giotto all'epoca del cantiere assisiate. Queste analogie di spirito, di gusto che ci sono, oggi sappiamo che conosciamo molto meglio il variegatissimo panorama della pittura italiana, delle realtà locali, no, sia al centro Italia che anche da altre parti, le si possono riscontrare veramente anche fra contesti molto diversi. Quindi in questo senso sì, ma si può solo indicare, ecco, una certa affinità generica di gusto. Man mano che le indagini sono andate avanti, appunto, si è poi riusciti a definire, no, l'appartenenza della pala di Avignone invece alla scuola pistoiese. Uso il termine di scuola pittorica per la pittura italiana di quest'epoca, che era andato un po' in disuso un po' di tempo fa, ma che in realtà negli ultimi tempi è poi ritornato prepotentemente sulla scena, perché alla fine ci siamo accorti che tutto sommato parlare di scuola riminese, di scuola lucchese, di scuola pisana, poi alla fine ha un concreto senso storico
e in effetti è anche positivo per lo sviluppo delle indagini, delle ricerche. Il ruolo di primo piano del maestro del 1310 nel panorama artistico pistoiese del primo 300 si presenta tuttavia in evidente contrasto rispetto al dibattito relativo al nucleo di dipinti a lui attribuibili e all'arco cronologico della sua attività. Un dibattito promosso dall'importante riconsiderazione della sua attività per opera di Andrea De Marchi in un volume miscellaneo sui 900 anni della Fondazione di Empoli, pubblicato nel 2020 per cura dello storico Francesco Salvesrini. Andrea De Marchi aveva già fornito nel lontano 1986 un contributo sull'artista pubblicato su Prospettiva, dal quale occorre ripartire per delineare qui, per il nostro modo di vedere, la ricostruzione più plausibile della sua attività. L'autorevole studioso annetteva allora al maestro del 1310 il grandioso disegno murale nella testata del transetto destro della chiesa di San Francesco a Pistoia, un'opera bellissima e singolare, non sappiamo bene se davvero fosse una sinopia, se fosse un disegno preparatorio, se fosse invece destinato anche a rimanere tal quale, con queste forme, no, che alludono in maniera esplicita all'oreficeria. Abbiamo visto che a Pistoia l'oreficeria era naturalmente una parte importantissima e quindi abbiamo questo capolavoro, perché indubbiamente di questo si tratta, ancora appunto di difficile interpretazione. Però l'attribuzione al maestro del 1310 non mi ha mai convinto, perché mi è sempre apparsa d'ufficio, per dire così, fondata sulla contingenza dell'ubicazione a Pistoia e dei tempi, cioè gli stessi tempi del maestro del 1310, piuttosto che sulla sostanza dello stile. Prima di tutto perché il registro espressivo e dimensionale delle opere sicuramente riferibili al pittore della Pala, oggi ad Avignone, non induce a credere che egli fosse incline a pensare in grande, e questa è un affresco di proporzioni veramente colossali, occupa tutta la parte di fondo di destra del presbiterio destro della chiesa di San Francesco a Pistoia, ma anche perché il disegno mirabile del corpo di Cristo, il bellissimo perizoma e il modo con il quale le mani inchiodate, no, si richiudono proprio, rinviano a una sottigliezza grafica così alta che nessuna delle opere del maestro del 1310 lascia intravedere, neppure alla lontana. Quindi, se dopo aver sgombrato la mente e gli occhi da ogni pregiudizio, si osserva più volte un altro crocifisso stupendo. Questo veramente uno dei capolavori assoluti della pittura italiana del 300, vale a dire il crocifisso del maestro di Figline che pende nel coro della chiesa di Santa Croce a Firenze, non si può fare a meno di pensare, credo, che le due figurazioni siano in qualche modo connesse. Certo, anche al di là della diversità della tecnica, che ha indubbiamente il suo peso, perché su tavola è chiaro che un maestro della qualità, appunto, del maestro di Figline, riesce a esprimere meglio un perizoma incredibile come questo, che sembra di seta frusciante, no? Che è veramente uno dei brani più belli in assoluto. Cioè, qui siamo veramente a livello ormai su un piano della qualità. Gli storici dell'arte lo riconoscono, non ha nulla a invidiare a Giotto o a Simone Martini, siamo proprio ai vertici assoluti. E quindi considerare questa vicinanza, in passato lo studioso Andrea Bacchi non esitò a dire che invece
era un fatto di come dire, di identità esecutiva, cioè che anche il disegno di Pistoia poteva essere del maestro di Figline. Direi forse che comunque un certo scarto qualitativo sussiste e tenere comunque presente il fatto che siamo in un ambito molto vicino. Siamo poi in una chiesa francescana. E questo inafferrabile maestro di Figline ha una caratteristica: le sue grandi opere sono solo ed esclusivamente in chiese francescane. Non a caso, da tempo si accarezza l'ipotesi che fosse proprio un artista appartenente all'ordine, anche perché persino a Firenze, dove ci sono opere importantissime, non si riesce a trovare un nome che sia compatibile. Probabilmente perché non aveva bisogno di registrarsi, perché essendo appartenente a un ordine si poteva spostare tranquillamente nelle varie città, saltando gli obblighi di registrazione alle matricole. Quindi vorrei riconfermare, e questo è l'intero del crocifisso di Santa Croce a Firenze, vorrei riconfermare l'analogia anche tecnica riscontrabile con un bellissimo disegno murale raffigurante Sant'Onofrio, l'eremita, nella chiesa di Sant'Ambrogio a Firenze, che pure è stato avvicinato da vari studiosi al maestro di Figline. Quindi anche qui c'è una sorta, no, di vicinanza. Siamo al limite, forse, magari può essere anche suo, ma diciamo, forse conviene mantenere una riserva di prudenza sia per Pistoia che per Firenze qui, considerando comunque che un maestro così alto certamente poteva avere una sua bottega, una sua cerchia e comunque influenzava altri artisti. Quindi, dopo questa sottrazione necessaria dal catalogo del maestro del 1310, quella cioè dell'affresco del disegno murale di Pistoia, il catalogo del pittore si legge d'un fiato a partire da quello che forse è il suo dipinto più antico arrivato fino a noi. L'intensa Madonna col Bambino, riemersa di recente sul mercato, accostabile da più di un punto di vista al grande artista fiorentino Lippo di Benivieni, che opera negli stessi anni, tra l'ultimo scorcio del 200 e i primissimi anni del 300, seguita appunto dalla Maestà di Avignone. Dal dossale del Museo Civico, sempre opera sicura del maestro del 1310, e fino alle opere dell'ultima fase. Ho introdotto di proposito il confronto con Lippo di Benivieni per il maestro del 1310, perché nel Museo Civico di Pistoia si conserva quello che probabilmente è il capolavoro assoluto di questo altro grandissimo pittore attivo fra i 2 e 300, anche questo su una scala di valori certamente nazionale e non locale, il bellissimo dossale cuspidato con il compianto sul Cristo morto, cui dovette ispirarsi direttamente il maestro del 1310, non soltanto dal punto di vista della struttura morfologica, per l'altro dossale che abbiamo appena visto. Le due opere si trovavano non a caso a Pandan sugli altari del tramezzo della chiesa di Santa Maria Maddalena degli Umiliati di Pistoia. Alla fase estrema dell'attività del nostro anonimo spettano la Madonna col Bambino in trono e sei santi, saccata dalla parete sinistra della chiesa di San Domenico a Pistoia, già riconosciuta dal Donati nel suo studio fondativo sulla pittura trecentesca a Pistoia, pubblicato su Paragone nel 1974, pubblicata, databile verso il 1330. E la raffinata goticissima tavola con episodi della leggenda di Sant'Irene da collocare verso la metà degli anni 30, senza dubbio
uno dei suoi vertici qualitativi, con queste figure allungate, raffinatissime. Qui invece l'altro nome tutelare che viene in mente è proprio Simone Martini, no? E la pittura più raffinata anche di certe altre situazioni locali in Italia. Dal mio punto di vista, il percorso di questo artista raffinato, nato verosimilmente alla fine del 200 e attivo dal primissimo 300, è bene ricordarlo, si conclude proprio con questa tavola, dall'iconografia particolarissima, di origine bizantina, con una santa venerata soprattutto in Puglia, è infatti la patrona di Lecce, che qui si presenta come protagonista di una sorta di ultima scena al femminile, no? Forse perché dipinta per una comunità di monache, su commissione di uno dei numerosi nobili meridionali che seguirono in Toscana Carlo di Calabria, eletto signore di Firenze per proteggerla dalle truppe di Castruccio Castracani che ne minacciavano l'indipendenza. Un'opera talmente particolare, che evidentemente suscitò in maniera irresistibile la curiosità della Rockstar Madonna, nota collezionista ma esclusivamente di dipinti moderni con un fiore. Non mi risulta, non sappiamo se ancora Madonna ce l'abbia appesa in una delle sue stanze o se ancora sia stata collocata sul mercato. Una diversa risoluzione negativa proposta mi si è detto accolta nelle linee generali da Raffaele Marrone in un ulteriore articolo nella rivista La Diana. Questa, fra le due ricostruzioni, consiste nel riferire al proposte per l'appunto nella recente considerazione della sua attività. Il politico della Pinacoteca e della Santa Maria, il frammento di un altro politico recuperata di recente nel Conservatorio della Santissima Annunziata di Empoli, che è inequivocabilmente della stessa mano appunto della Madonna al centro del polittico della locale Pinacoteca. E infine spetterebbero ancora, a fase tarda, sempre dello stesso maestro del 1310, un'altra Madonna di ubicazione ignota, frammento anch'essa di un'ulteriore tavola decurtata su ogni lato, giunta a noi in condizioni molto precarie di conservazione. E infine un polittico del Museo d'Arte Sacra di Popiglio, che è una piccola località sulla montagna pistoiese, con la Madonna col bambino fra quattro santi e un profeta nell'unica cuspide superstite. Personalmente ritengo che aggregare al catalogo del maestro del 1310 anche questo nucleo di dipinti costituirebbe un esempio ulteriore della tendenza accorpativa cui accennavo all'inizio, con, no, quasi così l'ossessione di collocare tutti, qualsiasi dipinto anonimo, nell'ambito di un certo artista. Soprattutto segnerebbe una svalutazione dal punto di vista della qualità dell'esecuzione rispetto alle opere sicuramente riferibili al maestro del 1310 che abbiamo visto. E pertanto personalmente ho proposto di riconoscere in questo gruppo, questo ultimo gruppo, l'attività di un'altra personalità artistica che certamente dovette formarsi a seguito del maestro del 1310, una personalità che nell'ambito appunto della mostra pistoiese, nel relativo catalogo, ho proposto di chiamare maestro della maestà civica di Pistoia, che ben presto si impegnò a interpretare le forti suggestioni masiane introdotte a Pistoia, riuscendo a conseguire risultati assai apprezzabili per qualità e originalità nel polittico di Popiglio. Le mie perplessità
appunto nell'individuare nel nucleo di opere appena esaminato la produzione tarda del maestro del 1310, derivano appunto da due motivi. Da un lato il sensibile scadimento qualitativo dell'esecuzione rispetto alle opere che abbiamo visto prima, e dall'altro anche il fatto di non poter indicare per esse una precisa attribuzione alternativa. Il concetto della qualità esecutiva è un po', come dire, come il concetto di stile, non è facile da circoscrivere, però anche il concetto della qualità, al pari di quello dello stile, è assolutamente rinunciabile per il metodo filologico, perché in molti casi un'attribuzione è decisa proprio dall'individuazione del grado qualitativo rispetto alla produzione che può essere di cerchia, di bottega. Io ritengo appunto che sia troppo difficile, come non sia troppo difficile ammettere il divario della qualità dell'esecuzione che separa la pala eponima di Avignone, il Dossale del Museo Civico di Pistoia o le storie di Sant'Irene dalle ultime opere. Però il dato più importante credo sia quello che consiste nel poter proporre come autore di tale nucleo un altro artista che certamente dovette svolgere un ruolo non secondario nel panorama della pittura pistoiese negli anni a cavallo della metà del secolo. Si tratta dell'autore di una delle testimonianze più rilevanti della pittura monumentale a Pistoia, per la quale, in maniera davvero inconsueta, non disponiamo di riscontri nelle fonti locali. E neppure nella fiorente letteratura guidistica dell'Ottocento e del primo Novecento. La grandiosa maestà fra sei angeli e quattro santi, affrescata in un salone al piano terra del Palazzo Comunale di Pistoia. Menzionata soltanto a cominciare dagli anni 60 del secolo scorso, con un improbabile riferimento al fiorentino Niccolò di Tommaso. La pittura fu ben individuata dal Donati nel suo alto significato civico e per la qualità dell'esecuzione, che ne fece uno dei capisaldi del pittore da lui denominato Maestro del 1336. Lo studioso sottolineò in particolare la grandiosità dell'impianto compositivo e il carattere squisitamente locale dell'ignoto artista, da lui indicato nella linea di discendenza diretta del maestro del 1310. Tuttavia, l'importanza di questa decorazione, che si affianca alle altre maestà civiche presenti in Toscana, da quelle più celebri di Simone Martini e Lippo Memmi, rispettivamente a Siena e a San Gimignano, a quelle meno note di Bettino di Corsino nel Palazzo Pretorio di Prato, o del maestro di Mezzana nel Palazzo Comunale, sempre di Prato, tanto per citarne alcune, è stata definitivamente stabilita nel 2007 grazie a un importante studio di Flavio Boggi. Quest'ultimo ha reso noto alcuni documenti dell'Archivio di Stato di Pistoia della fine del 1344, da quali risulta che una pittura Virginis Gloriose Marie cum Aliis Sanctis era allora in fase di ultimazione nella Camera Comunis del Palazzo, pittura che è identificabile con ogni probabilità appunto con il grande affresco. E appunto il maestro della maestà civica di Pistoia dovrebbe essersi formato a contatto diretto con il maestro del 1310, dando vita in tal modo al più importante episodio di continuità stilistica nel campo appunto della pittura pistoiese della prima metà del 300. Questo dato sembrerebbe potersi dedurre soprattutto dal Polittico di Empoli e dai frammenti delle due Madonne col Bambino, che, come abbiamo visto, De Marchi vorrebbe annettere al maestro del 1310, che secondo me sono invece utilmente accostabili proprio
alla maestà del palazzo comunale, anche la Madonna appunto all'estrema destra è veramente molto in stato di conservazione molto precario, e lo stesso Raffaele Marrone, che in sostanza accoglie la tesi di De Marchi, invece respinge da questo gruppo unico del maestro del 1310 anche questa Madonna. Però vedete certi tratti anche qui, la parte superiore, no, della testa delle Madonne, questa solidità nel restituire le masse plastiche. Il maestro del 1310, l'abbiamo visto prima, con le storie di Sant'Irene, no? Ha queste figure straordinariamente slanciate, esili, che appaiono quasi disossate, no? Fluttuare nello spazio. Invece, l'autore della Maestà di Pistoia, anche di queste Madonne, se il percorso successivo del maestro, appunto della Maestà Civica di Pistoia, dovette volgersi all'interpretazione dei rilevanti episodi della cultura di Maso di Manco, uno dei più grandi allievi di Giotto a Firenze, verificatosi in città, soprattutto attraverso gli affreschi di Bonacorso di Cino e di uno stretto seguace di questo grande allievo di Giotto nella chiesa di San Francesco a Pistoia. Quindi non sappiamo se proprio Maso di Manco in persona fu attivo a Pistoia, ma due pittori fiorentini molto vicini a lui, Bonacorso di Cino e un altro anonimo che lavora in San Francesco, diciamo, importano a Pistoia la cultura masiana. E uno dei frutti più cospicui, appunto, di questa, no, come dire, influenza masiana sull'affresco della Maestà, credo lo si possa individuare, ad esempio, sulle figure angeliche che si serrano intorno al trono, nella Maestà di Pistoia, e poi ho messo un confronto appunto con la Santa Caterina laterale, uno dei laterali del polittico di Maso di Manco nella chiesa di Santo Spirito a Firenze. C'è questa, no, tendenza a dilatare e regolarizzare le forme, che appunto è un riflesso che compare nell'affresco pistoiese. E lo stesso, diciamo, riferimento alla cultura masiana lo si può cogliere anche in uno dei laterali del polittico della chiesa di Popiglio. Insomma, mi sembra che ci sia una grande area di famiglia fra queste opere, l'affresco pistoiese, piuttosto che considerarle l'estrema propaggine del maestro del 1310. Insomma, credo gli si renderebbe un pessimo servizio nel riferirgli poi alla fine opere che sono sinceramente di un livello qualitativo più inferiore, diciamo inferiore. Avviandosi a conclusione, vorrei dire che la vitalità incessante del metodo filologico nel proporre non soltanto nuove attribuzioni, ma anche diverse ricostruzioni dell'attività di singoli artisti è confermata dalla recentissima proposta Io a questo punto diciamo abbiamo apprezzato tantissimo anche proprio la parte iniziale, cioè dove ha scoperto le carte, dichiarato quali sono i fondamenti nobili e importanti di questo metodo conoscitivo e attribuzionistico. E tutti questi confronti che ci ha proposto, interessantissimi, entusiasmanti, ci hanno davvero dato un saggio di cosa significa fare ricerca, fare lo storico dell'arte in un certo modo. E come da prassi, io lascio la parola alle domande sia del pubblico in sala e sia del pubblico da remoto. Prima però vorrei ricordare una cosa molto importante che prima mi è sfuggita, cioè che non ultimo dei meriti del nostro relatore di oggi è quello di essere stato uno degli
artefici, degli attori protagonisti nella vicenda fortunata e meritoria che ha riportato a Carrara, per la precisione ad Avenza, nella chiesa di San Pietro Apostoli, il cosiddetto trittico Ringli, vale a dire questo trittico proto-quattrocentesco del maestro di Santivo. Che gli studi, se non ricordo male, soprattutto di Anna Maria Bernacchioni, hanno ricondotto, diciamo, alla committenza, appunto, e quindi alla provenienza dalla chiesa di San Pietro Apostolo, che era un'importante stazione della via Francigena, e che diciamo, l'impegno anche della comunità locale, e anzitutto poi del parroco, no, di Don Marino, poi e di Don Marino ha fatto sì che sia stato, anche con la disponibilità, diciamo, del proprietario dell'antiquario Salamon, diciamo, si è riusciti a riportare e di Piero, e vabbè, anche di Paolo Cocori, diciamolo, diciamolo, certo. è stato riportato, diciamo, un episodio purtroppo più unico che raro, ma proprio per questo da segnalare, della ricontestualizzazione nella propria sede di origine di un'importantissima opera tardo medievale. E anche di questo. Scusa se Aspetta, Angelo, vieni qui. so che intendere, visto che c'è un po' di pubblico, di non lasciarlo solo il Certo. critico, ma di Prego, andare a prego, se vuoi intervenire tu come gli altri, vi prego di venire qui, così anche da casa. visto che mi hai dato il destro del critico, Sì. Sì, un po' di pubblicità non mi farebbe male, perché sennò Carrara sembra che. quindi mi associo a questo invito ad andarlo a vedere il trittico lì ad Avenza. Faccio io una prima domanda, e visto che tra una settimana, mi pare, no, c'è una giornata di studio che sarà un po' il culmine di tutta questa serie di iniziative correlate alla mostra, e quindi volevo chiedere ad Angelo Tartufari, insomma, cosa si aspettano da questo incontro, quali ulteriori novità, ora magari quelle che lui presenterà all'Esagea, le altre forse no, ma insomma, darci qualche anticipazione, poi se c'è qualcuno che ci vuole andare a Pistoia. Dunque, questa giornata di studio si svolgerà alla Fondazione Longhi di Firenze nel pomeriggio appunto del 26 maggio, e noi l'abbiamo concepita, noi tre curatori, appunto Enrica Neri, Rosanna, Ada Labiola ed io, intanto per intervenire e esprimere, no, quelli che si chiamano i secondi pensieri, in un certo senso, rispetto a un lavoro che ci ha occupato negli ultimi 2 anni almeno, e quindi, no, anche tenendo conto poi dei contributi che sono usciti nel frattempo, contributi critici che hanno appunto certamente stimolato il dibattito, perché ovviamente il bello di questa disciplina è proprio, no, il dibattito, perché io con grande calore ho cercato di fare proselitismo al metodo filologico, ma naturalmente non mi sogno neanche lontanamente di dire che il metodo sia filologico sia l'unico metodo valido per la storia dell'arte. È molto più semplicemente il metodo nel quale io credo di aver ottenuto e di poter quello che è stato, diciamo, soprattutto insegnato, e quello in cui credo di poter fornire qualche contributo. Ma ovviamente la disciplina, per fortuna, si è aperta ad approcci anche molto diversi, e soprattutto al dibattito critico anche nel campo dell'attribuzione. Quindi, oltre all'intervento di noi tre, noi abbiamo chiesto a tre studiosi esterni, naturalmente, di intervenire proprio con l'intenzione che loro facciano una sorta di controcanto, perché si procede in questo modo, ovviamente. E poi naturalmente siamo convinti che una mostra così ampia, meditata, che poi appunto, come è stato ricordato, è stata la prima
che ha portato all'attenzione anche del pubblico più vasto lo straordinario patrimonio artistico di Pistoia, indubbiamente susciterà nell'ambito appunto dei nostri colleghi che si occupano ovviamente soprattutto di argomenti, diciamo, di questo periodo, un dibattito critico che certamente contribuirà all'avanzamento degli studi. Questa è la regola, no, aurea del nostro lavoro. Ma in lavoro. Passato non c'era mai stata neanche un'idea di una mostra sulla... Dunque, l'unico precedente a Pistoia, ripeto, con questo patrimonio disseminato nelle numerosissime chiese della città. Io stesso, da fiorentino, le prime uscite, che poi sono state infinite, andi rivieni a Pistoia ovviamente, mi meravigliavo tutte le volte perché ogni 50 metri c'è una chiesa, voglio dire. E oddio, questo è un dato che noi italiani dovremmo essere abituati, ma a Pistoia ce ne sono veramente moltissime, alcune sono in fase di recupero perché erano trascurate, appunto la Fondazione Pistoia Musei ha completamente ristrutturato l'antichissima chiesa di San Salvatore, la adibita anche a sede espositiva, e quindi diciamo è stato così una piacevole sorpresa constatare questo aspetto. Ma la domanda era invece... No, se c'erano stati dei progetti in passato di fare una mostra... La mostra, dunque, che mi risulti, no. L'unico precedente che dalla letteratura viene fuori è quello di una mostra di arte sacra del 1950, ma dove c'erano pochissimi oggetti, erano queste mostre molto, no, ridotte, magari in occasione dell'inaugurazione di un museo o di qualche restauro, ma veramente la classica mostra, no, di presentazione, come ce ne sono state tante, tutte le città toscane hanno la loro mostra di consacrazione. Mi ricordo Suntuosa Tabula Picta a Lucca nel 1998, ho partecipato anche lì, ma no, questo è un segno di vecchiaia terrificante. Certo, fu fatta nel 1998. Di Pistoia, certo, certo, assolutamente. Assolutamente, in tutte, insomma, le librerie, e sta andando molto bene, pubblicato da Mandragora, visto che sono sollecitato anche a questo spot. Cioè, anch'io ci sono. E questo sì è l'unico precedente che mi viene in mente così lontano, quindi era davvero opportuno che una città appunto con questo patrimonio artistico, diciamo, avesse questa mostra di consacrazione. Grazie infinite davvero per questa presentazione a 360 gradi che ovviamente ce n'era bisogno, conferma davvero il ruolo di crocevia di questa città, di linguaggi artistici, e grazie moltissimo per la lezione di metodo che tu hai impartito ai nostri studenti ma anche a noi stessi. E riguardo appunto al metodo filologico, siccome io tra le altre cose insegno anche beni culturali, due parole se possibile circoscritte ma non necessariamente all'occasione di questa mostra sul quanto ci possono aiutare i restauri, appunto proprio nel metodo, di quanto l'elemento restauro integri, no, la metodologia appunto filologica. E poi invece una domanda terra terra, storica artistica, cioè la presenza di Giovanni Pisano a Pistoia, se appunto ha riflessi determinanti anche nelle arti pittoriche. È una domandona, mi rendo conto. Molte grazie. Interessantissima, grazie a te. Dunque, la prima domanda relativa al restauro, io naturalmente i restauri sono fondamentali in ogni senso, ovviamente, perché talvolta sono restauri di salvataggio che ci consentono, no, di fare tutela e di prolungare
la vita appunto dei testi. Dal punto di vista del metodo filologico, ancora di più, perché nella tradizione, nella lunga storia del restauro di tradizione fiorentina, è celebre, no, il cosiddetto restauro di rivelazione che tanti anni fa Ugo Procacci, no, e altri, come dire, promossero. E lì non si contano le mirabolanti e sorprendenti scoperte che sono state fatte, perché ovviamente grazie al restauro attento, sorvegliatissimo, nel andare a recuperare quello che è lo strato originale, no, dell'opera, è chiaro, apre nuove prospettive. Qui bisogna stare attenti, perché è un campo che si presta ovviamente a discussioni anche proprio, no, di natura ideologica, nel senso che nel tempo, come sappiamo bene, è cambiato moltissimo l'approccio riguardo a questi problemi, come appunto in un'epoca era quasi naturale che si andassero a cercare trittici, frammenti di polittici, tutti ridipinti da rivelare. Famosissimo il caso della grande icona duecentesca della Cappella Brancacci del Carmine, no? Che è opera appunto del cosiddetto maestro della Sant'Agata, che è uno dei pittori più importanti della Firenze del 200, che fu rivelata appunto anch'essa da un restauro di rivelazione. Però con l'andare degli anni invece è sempre stata messa più in discussione questo tipo di intervento e di approccio. Io garbatamente, ma poi ho ricevuto forti critiche anche dagli amici, ad esempio, dell'opificio delle pietre dure, quando per esempio anni fa sostenevo che, per esempio, nel caso della Madonna in Santa Maria dei Servi a Siena, firmata da Coppo di Marco Valdo, no? Uno delle pietre miliari, ovviamente, della storia dell'arte italiana di quel periodo, che noi sappiamo che sotto appunto la ripassatura di primo 300 duccesca c'è l'immagine genuina, no? del pittore, insomma, in un'epoca dove addirittura poi Procacci, come è noto, era riuscito a separare due strati di pittura sovrapposti, no? Al Museo Bandini di Fiesole, praticamente di un crocifisso ne sono venuti fuori tre, proprio perché è stato possibile recuperare tutte i vari momenti, le varie sovrammissioni. Però invece, ecco, fu chiaramente risposto che ormai, e questa è l'ipotesi prevalente oggi, no? Di non intervenire in un momento, no, della vita dell'opera, il tempo vita di cui parlava Umberto Valdini, per non turbare quello che è stato appunto il percorso del dipinto nel corso dei secoli. Ripeto, secondo me, come in molte questioni di questo mondo, bisognerebbe giudicare caso per caso. Certo, non andare a rincorrerle e ad ogni costo voler mettere le mani su testi antichi per fare piazza pulita, perché poi certe volte si possono anche incorrere in problemi molto seri. Ma in casi particolari, con la tecnologia di oggi che ci consente veramente e di andare a vedere davvero quello che c'è sotto, scegliere caso per caso. Ora poi, sai, ognuno ha le sue preferenze, no? Per esempio, ci sono anche altri dipinti del 200 fiorentino che hanno, per dire, i tabelloni centrali molto ben ridipinti nel 600, ma sotto ci sono sicuramente, no, le storie della passione che popolavano i tabelloni centrali dei crocifissi, e quindi penso a quello delle Montalve, appunto. Cioè, quando è il caso, secondo me, sarebbe importante ancora praticare il restauro di rivelazione. Però in questo momento, appunto in questo periodo storico, prevale l'ipotesi opposta, ecco.
Allora, Giovanni Pisana a Pistoia, qui ci vorrebbe Enrica Nelli, però naturalmente la sua presenza aleggia in maniera ovviamente importantissima. Devo dire che noi avevamo chiesto cose molto importanti anche da Berlino e che non abbiamo avuto, però non c'è dubbio che la presenza non solo sua ma del padre dà veramente subito avvio a una serie di presenze illustri in città che appunto qualificano questo piccolo centro come una città invece di grande importanza per la storia dell'arte. Devo dire che ragionando in termini proprio filologici, stilistici stretti, non lo so, beh, forse per questa temperatura gotica così spiccata nel maestro del 1310, certamente è un riflesso ovviamente dei capolavori di Giovanni Pisano lasciati a Pistoia c'è, ma mi pare che sia più un discorso così, no, di contesto, di palcoscenico generale, più che dei rimandi precisi. Certamente questo è uno dei temi forti della mostra che susciterà maggiori elementi di dibattito, no? A cominciare anche del riconoscimento o meno dell'autografia di Giovanni in quella splendida scultura con l'angelo che reca la testa mozzata del Battista, dove appunto no, ci sono delle ipotesi estremamente diverse fra loro, che sia totalmente di un maestro francese, ma senza poi dimenticare che illustri che storici dell'arte fino a 40-50 anni fa l'attribuivano a Francesco di Valdambrino, cioè praticamente a uno scultore tardogotico degli anni 30 del 400, e oggi tutti invece riconoscono che è certamente un esemplare tra fine 200 e primi del 300, ma non tutti concordano con l'autografia di Giovanni Pisano. E certamente, naturalmente, il pulpito di Sant'Andrea è uno dei capolavori assoluti dell'arte italiana, appunto. E qui si ritorna al discorso di prima: è incredibile che tutto questo non sia stato focalizzato fino ad oggi, insomma. Certo, semplicemente appunto ringraziare di questa così bellissima e sapiente, istruttiva per metodo, come diceva la collega Lucci, così esposizione di immagini, e io appunto che invece di disegno contemporaneo e di contemporanea mi occupo e faccio un corso che è proprio dedicato ai primitivismi nell'arte del Novecento, quindi diciamo ho colto questa occasione per impostare diciamo una parte della lezione di oggi a favore di quella che immaginavo sarebbe stata poi la sua esposizione, e i ragazzi immagino che abbiano così visualizzato bene e anche con un contesto, una sapiente diciamo contestualizzazione di queste opere, appunto quanto gli artisti come Bugiani o Nannini o Lega abbiano poi preso, preferito, vedendo e girando nelle chiese come lei diceva, nelle moltissime chiese e osservando moltissimi affreschi prima appunto nella seconda metà del Novecento, no, del, intendevo del secolo, del 1914 e durante il periodo della guerra, e poi in un secondo momento negli anni 20 di nuovo in maniera molto attenta, insomma, e puntuale. Qui Carrà è l'esempio, no? Anche più con i Giotteschi, ma insomma in effetti è un tema affascinante e apertissimo. E devo dire che Pistoia è stata molto feconda con questi artisti, se si vuole, minori rispetto a Carrà, che insomma tutti noi non più maggiormente conosciamo e abbiamo fatto insomma fra i nostri maggiori, però ecco, questa è stata l'occasione per indagare anche quei territori meno battuti, come si anche dice, perché no? Sembrano naturale che si siano posti, no? Il problema comunque in questo contesto, chiaramente, in un contesto così con quel patrimonio, insomma, difficile pensare che non l'abbiano minimamente considerato. Sì, e poi con questa attenzione, no, alla ripresa di stilemi
appunto primitivi, con questo gusto dei primitivi che pervadeva tutto, no? Dall'arte infantile al medioevo, al gotico, diciamo, è tutta una grande idea di semplificazione che abbiamo appunto quest'oggi sistematizzato, e grazie a questa lezione abbiamo avuto e hanno avuto anche più vivamente negli occhi. Quindi ringrazio molto per questo intervento. Grazie a voi. Saluto e ringrazio Angelo Tartuferi per questa bellissima opportunità che ci ha dato di ascoltare, e ringrazio tutti i presenti sia qui in Aula Marmi che da remoto, e do appuntamento allora a domani per la prossima conferenza. Domani verrà Lucia Tongiorgi Tomasi, che ci parlerà di una monografia che ha scritto su un ritratto di Sebastiano del Piombo, in cui ha identificato come personaggio effigiato il figlio di Cristoforo Colombo. E a questa vicenda è legato anche uno dei più grandi committenti del secolo, il banchiere senese Agostino Chigi, quello da cui Palazzo Chigi, sede del governo a Roma, trae il nome. Quindi ringrazio ancora il dottor Angelo Tartuferi, direttore del Museo di San Marco, e vi do appuntamento a domani.